Questo è un battistrada da strada, infatti non è battipista bianca. Mamma mia, questo è terribile, questa è cringe vera. Sapendo che le scarpe da corsa hanno solitamente un ciclo di progettazione di 18 mesi, risulta davvero incredibile quello che è successo con il lancio delle Nova Blast 2 che solamente dopo 12 mesi dal primo modello sono migliorate in maniera significativa. Stiamo parlando di una scarpa di 260 grammi, drop 8, in questo caso non 10, 30 mm nel tallone, 22 mm nell'avampiede secondo ASICS. In realtà la misurazione dei laboratori di Kobe è diversa rispetto a quella degli Stati Uniti e di conseguenza, in realtà, se confrontati con altri modelli, questa scarpa è sicuramente più alta. Pensiamo che la scarpa stessa sia migliorata davvero in tutto, in particolar modo partendo dalla tomaia. La tomaia in jacquard mesh è davvero morbida, traspirante e al tempo stesso, rispetto al modello precedente, è migliorata addirittura la linguetta che non crea problemi al collo del piede e invece può essere utilizzata addirittura senza calze durante l'estate. Dal punto di vista della lacciatura è rimasta la stessa con 5 occhielli più uno che rispetto invece ai modelli tradizionali, per esempio le famose Meta Speed Sky, che invece hanno 6 occhielli più uno, proprio per rompere con la tradizione che però secondo me poteva essere mantenuta, soprattutto pensando al fatto che il bloccaggio del piede è un po' inferiore rispetto a quello delle scarpe più tradizionali, anche se questa non è propriamente tradizionale, ha un spazio nell'avampiede sicuramente normale, ma dal punto di vista della lunghezza superiore rispetto a quella di altre scarpe, e per alcuni una scarpa molto comoda. A livello di intersuola ha il solito Flight Foam Blast, ma contrariamente al modello precedente dovrebbe essere leggermente più morbida e sicuramente il design a forma di cresta, oltre alla presenza di un collarino laterale, consente alla scarpa stessa di essere più stabile, stabilità che fondamentalmente dipende dal modo in cui il podista amatore appoggia. Ho notato all'evento di ASICS che sorprendentemente, forse non così sorprendentemente, quasi tutti i podisti amatori appoggiano di tallone. Dal punto di vista del mesopiede, lo spazio è abbastanza limitato e di conseguenza sicuramente la stabilità è migliorata, ma non è ancora fondamentalmente perfetta. A livello di battistrada invece non è cambiato nulla rispetto al modello precedente, è una scarpa che dovrebbe essere utilizzata per correre in strada. Ci si può correre sicuramente a lungo, soprattutto se siete podisti amatori evoluti. Io e Andrea, prima della preparazione della maratona di Reggio Emilia del 2020, abbiamo addirittura corso 42 km in preparazione della maratona, senza che questo creasse fondamentalmente dei problemi agli arti inferiori, e questa scarpa, tutta la schiuma presente, ci ha permesso di allenarci in maniera adeguata nei giorni successivi. Sono curioso di capire cosa succederà nei prossimi mesi quando sarà lanciato il modello successivo, che dovrebbe avere il famoso Flight Foam Blast Plus, che tra l'altro è presente su una delle scarpe ASICS che sarà lanciata il 15 di marzo e della quale faremo una recensione qui sul canale. Tra l'altro sarebbe davvero squisito se poteste iscrivervi al canale in modo tale da non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che riguarda tecnologia e il mondo della corsa. Io lascio la parola ad Andrea che qualche giorno fa ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima, tra qualche giorno. Segnatevelo sul calendario. Recensione completa di questa nuovissima scarpa. Tra l'altro potete capire qual è andando a vedere lo Strava di Andrea. Ciao, alla prossima. Andrea, avevo promesso che se il video della mezza maratona a 4:30 avesse raggiunto le 5.000 visualizzazioni, in realtà ne ha raggiunte 15.000, avremmo regalato una gift card, cosa che ho fatto, e soprattutto avremmo fatto la recensione delle Nova Blast 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Davvero l'avevi detto che avresti fatto la recensione del Nova Blast 2 o te la sei appena inventato? Io non mi invento mai niente. Vabbè, ogni tanto, dai. E questa potrebbe essere una di quelle. No, allora, vabbè, ormai la scarpa è uscita da 6-7 mesi ormai. È stata una scarpa, la prima versione è stata una scarpa stravenduta, ne stavamo parlando prima, praticamente l'abbiamo avuta tutti, una Nova Blast è stato la svolta di ASICS, sempre ha utilizzato le scarpe relativamente pesanti con il gel. Fondamentalmente delle A2 a ricordarmi c'era poco e niente,
erano uscite queste Nova Blast che hanno rivoluzionato anche un po' la corsa in generale, perché era una scarpa per certi versi molto simile alla Rincon, una scarpa morbida che si poteva usare per fare le corse lente, è una scarpa reattiva che si poteva usare per fare ripetute. Nella classifica dell'All Around era nei primi posti, forse nei primi tre l'abbiamo messa io e te, perché fondamentalmente non si capiva se era una scarpa da lento, una scarpa per fare le ripetute, perché andava bene per tutto. E secondo te a quali ritmi le utilizzeresti? Ma come ti ho detto, scarpa all around, scarpa da 3,20 a 5,30 al chilometro, forse meglio dai 3,25 al chilometro, è perfetta. Sopra sni, soprattutto la prima versione dava qualche problema ai polpacci, ai tendini. Questa seconda versione l'hanno migliorata in quel senso, la zona del tallone è molto più alta, un po' più di intersuola. Sicuramente hanno fatto questo motivo che rende la scarpa un pochino più stabile, e non è solamente di bellezza, la rende più stabile, più morbida, e che era forse il grosso problema della 1. Invece a livello di distanze, per quale distanze le utilizzeresti, e soprattutto pensi di poterle utilizzare anche per delle corse lunghe di 30 km? Sì, assolutamente sì, guarda, ti dico, anzi io ho preparato la maratona con queste sui lunghi soprattutto. Ti devo dire, no, con la 1, ma la 2 forse ti ripeto ancora meglio, perché essendo più stabile ed essendo più ammortizzata mi avrebbe portato più fresco a fine del lavoro, per la reattività che avevano super nei cambi di ritmo su qualche lungo con variazioni per la maratona. A livello di tomaia, che sensazione hai avuto, e la utilizzeresti pure quest'estate oppure prenderesti qualcosa di diverso? No, la utilizzerei quest'estate sì, perché ti ripeto, come scarpa all around mi porterei via solamente lei. Non la prenderei grigia perché non mi piace il colore. Hanno, se preparano la tomaia si arriva qua nella zona del tallone, che c'è una conchiglia nuova che adesso non mi ricordo quella vecchia, ma non aveva così marcata, e guarda la zona del tallone, la conchiglia è bella tosta. Ti dico, tomaia mi sembra buona, comunque relativamente leggera, devo capire quanto traspirante, però te l'ho detto, l'unica scarpa con cui ho avuto problemi è stata la Pegasus 37, poi per il resto poco e niente, per la traspirabilità. Invece a livello di schiuma, il Flight Foam Blast come l'hai visto? E poi magari nei prossimi giorni testeremo altre scarpe, quindi mi chiedo come l'hai valutato. La schiuma è perfetta, l'avevamo già detto e ridetto le altre volte, è stato davvero una bella entrata sul mercato, si conferma un'ottima schiuma sia per ammortizzazione che per reattività. Io tiro sempre fuori il boost di Adidas, che quando era uscito è stato decantato come leggero, morbido, reattivo e protettivo, cosa che invece io non ho mai trovato, invece tipo su questo Blast devo dire che è super. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto, e come al solito ti faccio la domanda sui cambi di direzione. È un battistrada da usare solamente su asfalto, cemento, dove comunque ci deve essere un buon grip, su pista bianca soffre un po'. Cambi di direzione, ti dico, correndo di avampiede non senti neanche così troppo, ovvio non è una scarpa, è una scarpa alta e protettiva, non posso avere tutto dalla vita, quindi un pochino soffre sui cambi di direzione, ma va bene così. E invece credi che sia davvero migliorata la stabilità, soprattutto grazie alla conchiglia nella parte posteriore, e come l'hai valutata in corsa? Ma mi sembra che il tallone sia comunque ispessito, sia in altezza che in larghezza, più questa conchiglia dura, direi che hanno migliorato sicuramente il grosso problema che c'era di stabilità e che poi portava un po' di contratture ai polpacci della 1, quindi direi che sì, hanno migliorato. Vediamo adesso la 3 cosa ne uscirà, anche perché mi sa che mancano 5 mesi ormai alla prossima uscita. Assolutamente. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregi sono tutti quelli che abbiamo detto con la 1, che si portava dietro dalla 1, quindi una scarpa che va bene per tutto, e di solito si dice va bene per tutto e non va bene per niente, invece questa qua va bene per tutto e fa tutto bene fondamentalmente. Anche sui lenti, per assurdo, è migliorata, perché essendo più stabile si riesce ad utilizzare bene, quindi direi tutto top. Non sono riuscito a valutare, a capire se la linguetta mi dia problemi
soprattutto in estate me li dava di sfregamento, ma anche quello era un po' migliorato sicuramente. Se ti ricordi la prima sul collo del piede faceva venire delle abrasioni, invece questa qua niente. Se dovessi modificare qualcosa farei un battistrada un pochino più intagliato e preciso, anche forse a discapito di un po' di velocità, però diventerebbe quasi perfetta. E in effetti ultima domanda, quando testeremo nuove scarpe ASICS e soprattutto quando proveremo queste Nova Blast 3? Ti dico un segreto, stiamo già testando un'altra ASICS in gran segreto su Strava, non ne sto facendo segreto, però non sono ancora uscite foto. E... No, sto guardando la tua telecamera, non si vedono, perché io le vedo da qua, ma dalla telecamera non si vedono. Vabbè, nei prossimi giorni recensione completa delle famose scarpe che stai testando su Strava. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.